Questa è una scuola che ha deciso di fare dell'accoglienza la sua azione principale, la sua azione predominante. Una scuola che accoglie deve necessariamente nutrirsi di esempi. Oggi abbiamo il privilegio e la fortuna di avere in mezzo a noi un esempio veramente di una testimonianza straordinaria che è rappresentato da Maria Romanelli. Maria Romanelli è una, tra l'altro, figlia di questa scuola, perché lei si è diplomata presso questa scuola e da alcuni anni svolge il lavoro di missionaria in terra d'Africa, di missionaria in Camerun. Noi la conosciamo, ascoltiamo le sue testimonianze anche da un punto di vista mediatico, però averla qui in mezzo a noi può rappresentare per gli studenti della nostra scuola veramente un valore aggiunto, perché dà gli esempi che nascono i frutti. E noi che abbiamo deciso di essere veramente la scuola dell'accoglienza, non possiamo che non ringraziare affettuosamente e calorosamente Maria Romanelli per questa testimonianza che oggi ci dà, nonché la diocesi di Gianopoli Castro nella persona di Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, che ci sostiene in questa azione di formazione nei confronti dei nostri studenti, e dell'Associazione Montepruno Giovani, che è presente qui con la testimonianza di Cono Federico. Preside, solidarietà, integrazione, il Pomponio Leto continua ad essere in prima linea in temi che tendono a sensibilizzare gli studenti e le persone che seguono le iniziative dell'istituto. Una scuola che non proceda e non provveda a formare sotto questi punti di vista i propri studenti vuol dire che deve rivedere un po' il suo percorso formativo. Questa scuola ha iniziato da anni questo percorso, noi lo continueremo, lo rafforzeremo grazie anche alla collaborazione, se vogliamo, delle testate giornalistiche locali. Io ringrazio oggi tutte le testate giornalistiche che sono qui, perché è attraverso anche questa possibilità che si dà la certezza e la consapevolezza di ciò che si fa all'esterno. È chiaro che noi ce la metteremo tutta, la speranza è che poi alla fine riusciamo a fare in modo che i risultati si raggiungano. Ovviamente questa è la nostra speranza, dicevo. Maria, quanto conta secondo te la presenza in Camerun e nelle altre nazioni africane di missionari cattolici o laici che sensibilizzino su temi importanti e diciamo tra virgolette pericolosi come il contagio da AIDS? E loro mi dicono che la mia presenza, basta solo la mia presenza per incoraggiarli, perché se loro dicono che se una persona ha lasciato i suoi affetti, il suo paese, per andare da loro, allora significa che ne vale la pena, insomma, ecco. Qual è l'attuale situazione del contagio da HIV in Africa e in Camerun in modo particolare? Beh, l'Africa subsahariana è la parte del mondo che concentra in sé il 66% di tutti i malati sieropositivi. E per quanto riguarda il Camerun, la percentuale ufficiale è del 5,2%. Nella zona dove sto io è un po' più alta, e questo è dovuto a diversi fattori. Monsignor De Luca, Maria Romanelli è uno degli aiuti che la nostra diocesi manda in Camerun. Quanto è importante la presenza della Chiesa cattolica in zone così a rischio e così fragili? Ho avuto l'opportunità negli anni passati di visitare molti paesi che in maniera molto eufemistica si dice in via di sviluppo. Quindi nell'Africa ho visitato diversi paesi d'Africa, del Sud America, e con mia grande sorpresa e soddisfazione ho potuto notare che il vero progetto di crescita di queste popolazioni, a partire dalle scuole, è affidato esclusivamente alla Chiesa Cattolica, che raccoglie tante risorse dal nostro mondo occidentale attraverso il sistema delle adozioni scolastiche a distanza, che è la garanzia e il sostegno, e soprattutto è un monito a quelle famiglie di impegnarsi a educare i propri figli nell'ambito della scuola. Quindi l'annuncio del Vangelo che si fa in queste popolazioni è soprattutto promozione umana della famiglia, promozione umana della donna, che in questi continenti e in queste culture non sempre riceve tutto il rispetto della sua dignità e di tutti i suoi diritti.
Siamo con Cono Federico, presidente della Montepruno Giovani. Dottor Federico, quanto e cosa può fare un istituto di credito in tema di solidarietà? Ma l'istituto di credito appunto, locale come il nostro può fare tanto ed effettivamente facciamo tanto. Ogni anno il Consiglio di amministrazione destina una parte del proprio utile ad un fondo di mutualità che appunto utilizziamo per progetti benefici di solidarietà sul territorio come questo di cui parliamo oggi. Quindi un aiuto umano come quello che fa Maria, come quello che fa la Banca Montepruno, unito a un aiuto concreto, materiale, economico, che solo un istituto di credito può dare, coniugati in solidarietà, coniugati in aiuti verso il prossimo e quindi in un messaggio importante da dare alle persone. Ma certo, oggi poi oltretutto diamo un messaggio ai ragazzi che sono quelli che appunto che stanno crescendo e che devono capire effettivamente che ci sono persone che non si dedicano a se stesse ma si dedicano completamente, come nel caso di Maria, agli altri. Quindi questo è un messaggio importantissimo e che noi sosteniamo, è ovvio, come banca destiniamo dei fondi, ma in realtà ci interessa cosa vanno a fare le persone, che non siano solo parole o chiacchiere, ma che siano veramente attività concrete come quelle che fa Maria.